Ora vediamo il funzionamento di CB9, da 5 a 9 sezioni. Nella schermata home vediamo il primo dato, che sono i chilometri all'ora durante il lavoro, i litri al minuto che eroga la macchina, i litri tra parentesi impostati dal cliente, quindi in questo caso 350 litri ettaro sono quelli che vogliamo erogare. Siamo in modalità automatica, per cui il computer farà il suo lavoro in automatico. Se voglio passare in manuale, sarà sufficiente premere questo tasto AM. Torniamo in automatico. A seguire vediamo il ventilatore, perché in questo caso abbiamo la manica d'aria, e quindi premendo una volta il pulsante dedicato va in 1, prima velocità, seconda velocità, spento. La prima velocità e la seconda velocità si possono impostare dal menu, per cui entro nel menu con questo tasto. Una volta evidenziato lo premiamo ok, entriamo nelle impostazioni, vediamo che la prima velocità è al 50, vogliamo modificare non più il 50%, ma riteniamo di volere più aria o meno aria, quindi meno andiamo giù col meno, più andremo su col più, e possiamo posizionare la prima velocità a 60% del suo massimo. Una volta scelto confermiamo, scendiamo sulla seconda velocità, confermiamo, possiamo con ok possiamo entrare l'80%, modificarlo e portarlo al 90%. Una volta confermato possiamo uscire. Torniamo quindi sulla schermata principale e un'altra volta andiamo a vedere. In questo caso abbiamo un sistema di blocco, l'eventuale timone sterzante a gestione elettronica, perché di default quando accendo la macchina il timone per motivi di sicurezza sarà bloccato, e nel momento in cui l'operatore vorrà renderlo per il lavoro in campo sterzante andrà a sbloccarlo. Vediamo che c'è il satellite per la rilevazione della velocità, perché in questo caso abbiamo il CB9 che è collegato a Far Navigator per la chiusura automatica delle sezioni. Non è attivo la sale sterzante, starter che stiamo usando oggi non ha questo tipo di accessorio. Vediamo invece il serbatoio, e in questo caso andremo ad impostare la quantità di acqua che abbiamo immesso nel serbatoio. Non siamo ancora partiti, abbiamo i contatori a zero. E nella parte bassa del monitor vediamo le 9 sezioni e il loro controllo. Con F2, il tasto più esterno, chiudo da sinistra verso destra i settori che voglio chiudere, con il tasto immediatamente all'interno F3 vado a riaprirli, e così faccio dalla parte opposta, chiudo con F5 e col tasto immediatamente all'interno vado a riaprire le sezioni chiuse. Giro pagina con F6 e mi trovo la possibilità di aprire e chiudere idraulicamente la barra, e in parallelo posso farlo o dal monitor o la pulsantiera di Electroil, che in questo caso è stata scelta. Cambiando ancora pagina, andiamo a lavorare sull'immissione, il quantitativo di acqua che ho caricato all'interno del serbatoio. Premo F2 per apportare il valore pieno, in questo caso un 3300 litri, oppure F1 per andare a lavorare sulla quantità parziale che ho immesso. A questo punto F3 punto interrogativo mi chiede quanto ne ho messo. Noi abbiamo messo 400 litri e andiamo a mettere i 400 litri. Confermiamo con ok. Non ci interessa il timone, non ci interessa la sale sterzante a gestione elettronica. Cambiamo pagina e siamo tornati nel menu, nella home page. Andiamo all'interno del menu e vediamo che possiamo intervenire sul dosaggio. Abbiamo scelto 350 litri ettaro, confermiamo, scendiamo sulla manica d'aria, abbiamo già visto come si registrano, si regolano le due velocità disponibili, confermiamo e usciamo. Procediamo con il menu contatori, quindi abbiamo un contatore selezionato, in questo caso è uno, ci sono più contatori che mi tengono memoria del lavoro che vado a fare fino a un numero di 10 campi, quindi l'area lavorata parzialmente, l'area lavorata in maniera totale, il volume erogato di acqua e le ore lavorate. Il menu allarme, ci interessa
se ci interessa avere un allarme dose o un allarme velocità, un allarme pressione o un allarme serbatoio. Quello che noi consigliamo è abilitare l'allarme del quantitativo di acqua nel serbatoio per avere una sorta di riserva che ci avvisa quando abbiamo un tot di litri che decidiamo noi nel serbatoio. Quando abbiamo 200 litri la macchina ci dà un alert. Menu lavoro. Quindi qui sono delle regolazioni che facciamo in azienda della sensibilità della valvola di pressione, della velocità minima automatica, la velocità minima in questo caso è a zero, velocità fino alla quale il computer ci segue e adegua la pressione, la tolleranza della dose, la densità del prodotto, e la modalità sequenziale della chiusura delle sezioni, che può essere sequenziale o settoriale, la chiusura automatica delle sezioni, in questo caso essendo collegato da VMAP la otteniamo grazie alla guida satellitare. Il menu Gelli non viene evidenziato perché la regolazione viene fatta attraverso un flussometro e non un trasduttore di pressione, per cui non abbiamo necessità di inserire la tabella degli ugelli. Scegliamo per precisione, motivo di precisione, il controllo del liquido erogato attraverso il flussometro. Nel menu barra abbiamo già ripartito le varie sezioni con il numero degli ugelli presenti per ogni sezione, fino a 9 settori. La capacità del serbatoio abbiamo già visto. Il menu sensore, sensore velocità. Da questa videata si possono impostare i valori di calibrazione dei sensori, quello di velocità e piuttosto il flussometro. In questo caso sono stati fatti di default dall'azienda, si può in campo comunque fare una calibrazione sia manuale che una calibrazione automatica. Contatori della stagione, per cui possiamo andare a vedere nell'area totale di lavoro il totale che abbiamo erogato, le ore totali che ha fatto la macchina e la distanza totale in chilometri che ha percorso la macchina. Velocità simulata per fare dei test se tutto procede in maniera corretta, e menu riservato al nostro service per verificare alcuni parametri o fare aggiornamenti. Benissimo, possiamo andare a lavorare.